Siamo nell'agosto 2009 e dopo una serie di, diciamo così, riflessioni iniziali legate al fatto che volevamo, diciamo, diventare un'azienda completamente verde, cioè utilizzare energia pulita, non solo quella che acquistiamo da Valtella, ma volevamo passare anche al gas, quindi al gas metano. Di conseguenza non vogliamo più emettere nessuna particella in atmosfera di CO2. Quindi vogliamo eliminare l'utilizzo del gasolio e cominciare ad utilizzare il gas metano. Quindi nell'agosto dell'anno scorso abbiamo cominciato a fare la domanda, alla domanda è seguito un intervento, diciamo, tecnico di alcuni funzionari dell'Enel, i quali hanno verificato che i nostri 3 megawatt, 3 milioni di kilowatt richiesti sono una cifra sufficiente per supportare la nostra attività e ci è arrivato il preventivo per l'allacciamento a metà di ottobre. È verificato il preventivo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo immediatamente provveduto al pagamento dello stesso. A tutt'oggi, di fatto, non si è riusciti ad avere nessun tipo di allacciamento. Quindi voi nell'ottobre 2009 avete effettuato il pagamento della somma richiesta da Enel per attivare il contratto. Somma pari a? Una somma oltre gli 11.000 euro, quindi comunque una somma di un certo Importante. rilievo, no? E questa cosa ha fatto sì che noi ci siamo interessati comunque durante questi mesi, sollecitando più volte i numeri verdi, peraltro segnalati nelle richieste di allacciamento. I call center che ti rispondono sono sempre molto evasivi, ti dicono che la pratica si sta, diciamo così, è in fase di lavorazione, ma nella sostanza non si sa Non ha... nulla, Ma cioè, sono il passati sei problema può mesi. essere determinato dal fatto che avete la bocchetta del metano molto distante dallo stabilimento. No, purtroppo no. E questa cosa è anche un po' così, diciamo così, ridicola, nel senso che l'allaccio è collegato alla nostra proprietà. È sul muro di confine, quindi non c'è da fare neanche un metro di allacciamento aggiuntivo. Si tratta semplicemente di posare una cabina, di prendere un riduttore e di posarlo. Un lavoro che credo ci vogliano un paio di giorni. Ad oggi lo stabilimento si trova ad operare ancora col gasolio, per quanto tempo? Ma io spero il meno tempo possibile, anche perché è evidente che ogni tipo di diciamo così, impianto che tu hai ha bisogno di alcune manutenzioni. Quindi, se queste manutenzioni tu devi realizzarle e avevi invece preventivato di passare a gas, questa cosa ti comporta anche un onere. Oltretutto, ci blocca anche nello sviluppo delle nostre attività, perché il gas ci serve per far funzionare un vaporizzatore che è un miglioramento tecnologico nel nostro modo di pastificare e che quindi per noi è necessario ed urgente che ci sia questo allacciamento. Tra l'altro voi state anche espandendo le linee di produzione, quindi vi state allargando, avete bisogno di un sostegno energetico adeguato a questo nuovo sviluppo. Assolutamente vero. Abbiamo varato negli anni scorsi un programma di investimenti abbastanza significativo per la nostra società e quindi a questo punto abbiamo urgente bisogno di avere l'allacciamento con Enel Energia. Non è possibile che un imprenditore non abbia la possibilità di avere accesso ad un servizio che è fondamentale per la sua azienda. L'azienda, come tu ben puoi immaginare, dà lavoro a delle persone e di conseguenza non possiamo svilupparci perché ci manca un pezzettino di infrastruttura, un minimo, un banale allacciamento.